Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Stiamo andando di Ranked, eccoci qui. E questo è il terzo video sulle Ranked nel ruolo da tank. Abbiamo fatto per ora 5 vittorie sulle 7 che ci servono, ne abbiamo persa una. E vediamo un po' come andranno invece le partite di questo video. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere come stanno andando invece le vostre di Ranked e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Oltre a condividere questo video a tutti coloro che potrebbero essere interessati a giocare un po' ad Overwatch 2. E eccoci qui, che magari ogni tanto si può organizzare di fare qualche video tutti insieme o qualche oretta passata a giocare tutti insieme. Qui avrei potuto prendere Winston effettivamente. Un bel Winstone, eh? Not so. Buono, bravi. Minchia, ma avete disintegrato tutti? Ma Symmetra quanto sei forte? Ah, beh, giustamente Symmetra. L'avete visto anche nei miei video, è fortissima Symmetra. Ok, tiriamole giù un po' lo scudo. Calma, con calma. Ok. Distruggiamo la barriera di Sigma. Ok, no, mi hanno disintegrato. Provo a prendere Winston, sinceramente. Mi sa che questa è più una partita da Winston. Mi ha colpito in pieno con il Masone. Allora, andiamo con Winstone. E infatti non ho preso il punto. Infami. Ok, ho già fatto vedere che ho un Winston qui. Andiamo ad andare dal lato, magari. Tanto i nostri danni possono flancare tranquillamente. Ecco, appunto Moira che mi vede. Ecco qua, andiamo a fare un po' di danno al buon Sigma, eh. Da dietro. Ecco qui. Un po' di danno a tutti, che dite, eh? No, niente, non ce l'ho fatta. Però un po' scombinato, dai, un po' ho portato un po' di scompiglio. Vabbè, ma tanto lui non mi stava manco attaccando normalmente, stavo solamente usando quell'abilità infame. Vai, andiamo. Però voi non potete stare tutti qua, ragazzi, cioè, provate a fare il giro. Buono. Brigitte continua a morire, cioè Brigitte è davvero scarsa, madonna. Eccola, eccola. No, non ti lascio andare via stavolta. Non ti lascio andare via, Moira di merda. E niente, è tornata Brigitte. Ok, via. L'ho fatto solamente per salvarmi la vita e non morire. Questa ultimate. E mi sono ributtato dentro come uno scemo. Vabbè, è andata così. Forse però ora crepano. Qualcuno riesce a morire, eh? Beh, dai, niente male comunque. 3000 danni tirati fuori dal cilindro. E abbiamo Brigitte col mazzafruttolo che era lì a frustare tutti. Dai, dai, andiamo. Hop! No! Ok, sì, sono arrivato sopra. Dai, dai, dai. Andiamo, andiamo, andiamo. Da dietro, da dietro. Andiamo ad attaccare. Tiriamo giù il bonanzo. Buono. Anche Sigma. Ok, qualcuno qui o sbaglio? Ok, buono. Tempo supplementare, non vedo perché dovremmo darglielo, dato che sono tutti fuori. Però dettagli. Ok, fortunatamente loro hanno una Brigitte che è davvero brutta da vedere. Cioè, fa proprio cagare sta Brigitte. Fortunatamente gli hanno dato un supporto davvero scarso perché
Il tank non è per niente male, anche i danni non sono malaccio da parte da loro. A parte quel tipo che ha 800 danni, che non l'avevo notato. Chi era? Il Era mondo del peso McCree? del dubbio, la mente si schiarirà. Noi invece abbiamo Sojourn che sta facendo davvero parecchi danni, soprattutto Symmetra. Cioè Symmetra, ve l'ho detto, è L'esistenza stessa fortissima. della È un danno resistenza. davvero molto forte e sottovalutato, non vedo molti che la prendono in considerazione. Beh, forse ha molto senso usarla. No! Ok, no, pensavo avessi tolto Symmetra e avessi preso qualcun altro. Però dicevo che in queste partite qui in cui bisogna andare a prendere un punto, cioè Symmetra è davvero niente male. Ma anche nelle partite in cui bisogna difendere un punto, cioè anche lì Symmetra non è niente male. Aspettiamo i nostri teammate. Oh, calma. Ok, facciamo un po' di danno a tutti. Me ne vado un attimo. Tanto ho il globo della discordia, della cura qui che mi cura. Buono. Vieni qui, globino. Grazie. Ok, mo si parte. E mo si va. No, peccato, mi hanno ammazzato. E qua sotto pollo io ad andare lì, eh. Non dovevo andarci così. Non dovevo per niente andarci così. Anche perché adesso pure loro hanno una simmetra. Mi sa che l'hanno capita, eh. Cioè, quel tipo l'ha capita di prendere un champion un po' meno skillato, ma che faccia tonnellate di danni. Guardate come salgono i danni. E guardate come infatti conquistano il punto. Bastato prendere simmetra. Vedete quanto è ben bilanciato questo gioco. Allora. Aspettiamo gli altri e si va. Ok, pronti? Si può passare da qui dietro? Mi sa di no. Oh, Tracer di sopra, cosa fa? Ok, con calma, andiamo dall'altra parte. Quanta roba ha messo sta simmetra dentro? Non potevo usarla prima la ulti disegnata? Mi sa che non ce l'aveva. Dai, che arrivo anch'io con la mia ultimate, resistete. Resistete, no, Tom Pagaton! Niente, impossibile entrare in questo punto. Cioè, Symmetra ha messo troppe di quelle torrette. Se entri mentre c'è dentro qualcun altro, non hai il tempo di toglierle. Niente, a quel tipo è bastato prendere Symmetra e via, hanno vinto. Beh, non posso dire nulla, dato che ce l'abbiamo anche noi, però. A quanto pare la nostra non è che sta facendo molto bene ora. Cioè, posso anche buttarmi dentro, però non penso che cambi qualcosa, sinceramente. Devo provare a giocarmelo un po' più così da lontano. Provare a indebolirlo in questo modo. Niente. Non so dove sia il mio team. Cioè, io mi butto dentro e il mio team rimane fuori a guardare. Io non capisco, boh. Cioè, davvero non capisco. È ovvio che perdiamo il punto, cioè il mio team guarda, sta lì e guarda, non si capisce. Non si capisce davvero. Peccato, peccato. Vediamo se si riesce a fare qualcosa nell'ultimo round. Allora. State in vista. Ci farò entrare e uscire in tempo zero. Dai, dai, dai. Vediamo cosa si riesce a fare ora. Ok,
Ma non sembra nemmeno che stia andando malissimo, tra l'altro. D'altronde io con Winston questo devo fare, devo buttarmi dentro, creare scompiglio. Nel frattempo il mio team dovrebbe fare qualcosa, però. Dov'è? Buono. Dai, sono morto, davvero. Ci hanno continuato a focussare me allora, perché mi sembra strano. Sì, guardateli infatti, Zarya continua a focussarmi in continuazione. Però dovrebbero essere morti loro ora, giusto? Sì. Se stai a focussare il tank per così tanto tempo, giustamente poi muori. Sei un team sveglio che fa le cose che deve fare. What? Ah, è nostra questa, ok. Vedetelo, bravi. Beh, non ci tengo ad andare là. Però posso colpire da lontano. Mentre se arrivano qui però, un po' di attacchi se li prendono. Tutti, tutti, tutti nel muso. Crepa, crepa. Buono. Grazie. Dai, Moira, con quanta vita sei rimasta? Ma che culo. Via, 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 via. Lo so. Lo so che sono alle mie spalle. Però intanto Junkrat me lo porto a casa. Vabbè, che culo. Via, 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 via. Buono, bravo. Bravo, bravo, Torbjorn. Buono. Ottimo. Aton Pagaton il cazzo. Bravi. E ultiamo pure alla fine così. Per esultare. Nella nostra vittoria. Azione migliore della partita. E guarda caso Symmetra. Tra l'altro fighissima questa skin. Molto bella. Quella torretta lì non è servita a nulla. È bastato andare di raggio. Cioè, il raggio ha danni incrementali, ragazzi. Cioè, è qualcosa che non ha senso a livello di potenza. Ok, manca solo una vittoria per sapere poi a che punto ci mette nella classifica. Quindi andiamo subito a trovare un'altra partita, sempre nella coda da tank classificata. Partita trovata. Eccoci qui. Andiamo con. Allora, dobbiamo difendere il carro. Allora, potrei prendere Orisa. Bisogna difendere. Orisa è ottima. Dai, pronti. Vamos. Allora, se vinciamo questa, finalmente saprò a che boh, punteggio mi mette, a che elo mi mette. Non so bene cosa voglio fare questo gioco. Però, boh, non so, Orisa magari è più un campione da attacco, da sfondamento, come dicevo nei video precedenti, più che da difesa. Certo, lo è specialmente se i miei compagni non arrivano. Cioè, il tizio Afkali. Vabbè. C'è il tizio che non sta giocando. Fantastico. Eccola, le abbiamo fatto paura che ha attivato la sua abilità. Mi sa che muoio qui, sì. Ok,
Devo attivare il maiuscolo. Però avevo già perso tutto il team, quindi vabbè, sarei morto lo stesso anche attivando il maiuscolo, eh. Il mio team era già tutto bello che è andato. No, ragazzi, cambiamo. Prendiamo Rodog piuttosto. Non ho risa. Un giocatore ha abbandonato la partita. Perfetto, ragazzi. E a questo punto andremo a fare una nuova partita. Dai. Tagliamo il video e ci rivediamo subito in game. Partita trovata. Allora, difendi. Difendi il carro. Quindi andrei di Rodog. Andrei di Rodog per la difesa del carro. Qui tra l'altro non è nemmeno malaccio in questa modalità. Anche se forse la regina dei Junker potrebbe essere interessante. No, beh, la regina dei Junker è più d'attacco, diciamo, è più d'attacco. Rodog se ne sta lì, bello fermo, bello piantato. E attacca per bene. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Nel caso poi Rodog qui non andasse bene, mi prendo Reinhardt. Solo che qui, boh, cioè, stanno un po' troppo lontani per Reinhardt, sinceramente. Adesso lo butto giù. No, devo buttarla giù. Figurati. Figurati se non hanno un cecchino. Troppi danni, raga. Troppi danni. Decisamente troppi danni. Rodog qui non va bene. Prendiamoci Orisa. Prendiamoci Orisa. Poi loro hanno due cecchini. Cioè, dobbiamo avere gente che flanca. Altrimenti quella partita è strapersa. Perché io come tank non posso mai andare a uccidere i cecchini. Cioè, con cosa vado a uccidere i cecchini con un tank? Ma cazzo siete? Ah, ancora? Hanno abbandonato la partita. Boh, ragazzi, ma che problemi ha la gente su questo gioco? Boh, cioè, non capisco. Non capisco davvero. A questo punto, niente, torniamo con un'altra coda. Partita ritrovata, si spera. E dobbiamo attaccare. Dai, andiamo con Orisa allora. Finalmente dobbiamo attaccare. Vediamo un po'. Ma comunque, alla gente che lefta, boh, cosa gli succede? Perde la partita e basta? O magari prende della penalità per la coda, non può rientrare per non so 5 minuti come succede su League of Legends. Non saprei perché c'è davvero tanta gente che lefta e mi sa che non è un caso, cioè mi sa che questa non è gente che lefta perché gli è crashato il PC, gli è crashata la connessione, perché sono troppi ragazzi, sono troppi. So, per me questa è palesemente gente che vede che la partita potrebbe essere persa e se ne va. Ah, e tra l'altro è questa partita, ok, potrei prendere Winston allora. Qui Winston è ottimo, al posto di Orisa che non funziona tanto bene. Abbiamo ucciso tutti? Abbiamo ucciso davvero tutti? Boh, va bene. E adesso qualcuno di loro lefterà, vedrete, eh. Vedrete se qualcuno di loro non lefta perché sono morti tutti insieme. Buono. Boh, non capisco. È una di quelle partite. Mi sa che potrebbe essere una di quelle partite. Beh, se non si fossero andati a suicidare, magari sì. Vai, devo entrare e ultare.
Oh raga, se questo non è la play of the game, figa. Ho fatto una bella azione qua, eh. Niente male. Attenzione, attenzione, attenzione. No, niente, sono morto. Forse non mi potevano più curare per colpa di Ana. Può darsi. Perché la nostra Fara ha 4000 danni. Ok, dovremmo aver vinto. Buono. Primo round vinto. Allora, Damage Diff, scrive, boh, il loro support. Orisa non si è comportata male, la continuerei ad usare allora. VP Farah, sì, Farah ha davvero fatto dei danni clamorosi, però direi che anch'io non sono da meno, eh. 2300 danni, 2800 mitigati, cioè, praticamente fatto 5000 danni da solo, cioè 5000 punti da solo. Ok, ho usato Reaper al posto di Cold. McCree, Cassidy. Va bene. Con calma, con calma. Poi andiamo a prendere questo Bastion e lo disintegriamo. Tiriamo via questo. Ho fatto quello che dovevo qui. Indietreggiamo un attimo. Magari curami, grazie. Perfetto, esci. Metti fuori la testolina, bravo. Ok, buono. Buonissimo. Ottimo. Vabbè, ragazzi, sì, è una di quelle partite. Una di quelle partite stravinte. Perlomeno stravinta. Almeno non è strapersa. Meglio di niente, dai. Altro che scontro impari questo. Ah, hanno preso tutto loro lì, eh. My bad qui forse, che sono andato da tutt'altra parte. Il mio team invece è rippato malissimo. Allora, io ho quasi pronta la ultimate. E la mia ultimate contro questo team qui è buonissima, perché Soldato non può scappare, Junkrat più o meno, Baptiste non può scappare e Zenyatta men che meno. Ok, tiriamo via la trappolina. Facciamo un po' di danno. What? Non l'ho presa davvero? Crepa, crepa, buono. Bravi ragazzi. Riprendiamo l'obiettivo e ora io ho la ultimate pronta. Penso anche a qualcun altro dei miei compagni, no? Sì, praticamente Zenyatta e Reaper ce l'hanno pronta. Vediamo di usarla bene, eh. No, dai, mi hanno lasciato da solo. Ma perché mi hanno lasciato da solo? Niente, il mio team qui è stato davvero stupido. Cioè, al posto di seguirmi erano tutti lì, ragazzi. Erano tutti, non so dove siano andati. Al posto che seguirmi, dato che avevo la ulti pronta, sono andati da tutt'altra parte. E qua meriterebbero di perderla, secondo me, perché hanno fatto davvero un'azione stupidissima. Quanto cacchio ci mette quella tipa a morire? Bomba in buca, mi sa che non fai tempo ad arrivare, caro Junkrat. Buono, raga. 2-0, vittoria finale fatta. Uff, perlomeno qui non hanno leftato.
Davvero? Se è migliore la partita Farah? Non io con quella Ultimate che ho ammazzato 4 persone. Ah, forse è qui. Sì, è qui, ok. È la Ultimate che ho fatto io. Ok, è merito mio, non di Farah, però. Che è? Va bene. Va bene, dai, va bene comunque. Progressivo, progresso competitivo completato. Ok, vediamo cosa succede ora. Aggiornamento della modalità. Bronzo 2. Wow. Va bene, vincendone quindi 6 su 7 ti manda bronzo, cioè 7 su 8 ti manda bronzo 2. O forse semplicemente aspetta che tu ne vinca 7 indipendentemente da quante ne perdi e ti manda comunque all'inizio bronzo 2. Non lo so. Infliggi o potente. Vabbè, no, queste sono varie sfide. Che continuo a salire di livello per un pass battaglia che non me ne frega nulla perché non l'ho comprato. Ma detto ciò, quindi io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!